Nel 1700 i matematici svizzeri Leonhard Eulero e Daniel Bernoulli furono i primi ad approcciare le deformazioni elastiche di una trave per flessione mediante l'uso del calcolo infinitesimale, ponendo le basi per la nascita della teoria tecnica della trave. Fra l'Ottocento e il Novecento, un ulteriore contributo al perfezionamento della teoria tecnica della trave fu dato dall'ingegnere di origine russa Stefan Timoshenko. In questo video ti mostro qual è la differenza fra il modello di Eulero-Bernoulli e il modello di Timoshenko. Per non perderti nuovi contenuti, iscriviti al canale YouTube, alla newsletter del blog e aggiungi un like alla pagina Facebook dai link che trovi nella descrizione al video. Nel modello di Eulero-Bernoulli, il concio elementare di una trave viene considerato deformabile per flessione. Per effetto del momento flettente, si avrà compressione nelle fibre della sezione al di sopra dell'asse neutro e trazione nelle fibre al di sotto dell'asse neutro. La generica sezione retta resterà sempre ortogonale all'asse della trave nella configurazione deformata. Il concio elementare di una trave, oltre ad essere deformabile per flessione, presenta anche una deformabilità per effetto del taglio. In presenza della sollecitazione tagliante, le facce del concio restano parallele fra loro e scorrono nel verso opposto per la faccia di normale positiva e negativa. Nell'ipotesi di un materiale infinitamente rigido per flessione e deformabile solo a taglio, nella configurazione deformata della trave, la generica sezione retta non sarà più ortogonale all'asse della trave. I materiali presentano contemporaneamente una deformabilità per flessione e per taglio. Stefan Timoshenko perfezionò la teoria tecnica della trave, considerando la deformabilità tagliante in aggiunta alla deformabilità flessionale. In presenza della deformabilità tagliante, la generica sezione retta non sarà più ortogonale all'asse della trave. Il modello di Timoshenko riproduce in maniera più accurata il comportamento di una trave inflessa rispetto al modello di Eulero-Bernoulli. Ma per le usuali applicazioni tecniche dell'ingegneria civile, qual è la differenza fra il modello di Eulero-Bernoulli e il modello di Timoshenko in termini di spostamento? Considerando uno schema di trave appoggiata di luce 5 metri, una sezione di dimensioni 30x50 cm e il modulo elastico normale tangenziale del calcestruzzo, l'incremento di frecce in mezzeria del modello di Timoshenko è appena dell'1,6% rispetto alla freccia massima che si ottiene con il modello di Eulero-Bernoulli. Data la differenza così piccola fra i risultati, il modello di Eulero-Bernoulli resta ancora valido per l'utilizzo nelle applicazioni tecniche dell'ingegneria civile. Grazie per aver guardato questo video. Per ricevere una notifica alla pubblicazione di nuovi contenuti, iscriviti al canale YouTube, alla newsletter del blog e clicca sul tasto mi piace sulla pagina Facebook. Trovi il link nella descrizione al video. Ciao e al prossimo episodio.